Al settentrione si dice che si lavora di più, al sud si lavora di meno. Anche lì la spiegazione, diciamo, è semplice, è fatta facile nelle parole, perché loro sono del settentrione, noi siamo del mezzogiorno. Settentrione, secondo voi, che cosa vuol dire? Settentrione significa che loro la mattina si susine e si ette e vanno a travagliare. Noi mezzogiorno noi siamo a menzione, capo rogando se siamo prima, non Al sud, com'è sto su sud? Allora, su al sud ti spiego perché io ho immaginato che questa Italia, diventata ormai più che uno stivale, un vecchio scarpone, desse un bel calcione a questa Sicilia che si va a posizionare improvvisamente, magicamente, per una sorta, diciamo, di cosa fatale al nord dell'Europa, esattamente in Belgio, dove c'è la sede della Comunità Europea, esattamente dove rilasciano i soldini, no? Quindi a quel punto diventiamo anche noi un popolo ricco, un popolo nordista e quindi stronzo. Cioè, no, no, cioè. Aspetta, i nordisti sono No, stronzi? no, non so perché, diciamo, mi è scappato un No, attimo. così, cioè, per informazione, No, tutti, quelli del no, nord sono stronzi. sicuramente non tutti, non generalizziamo. È come Però, dire quelli del diciamo, sud sono mafiosi, ovvio, però giusto? diciamo che un po' i padani, dai, quelli è la Lega. Un po' stronzini È qualche volta giusto, ci sono, le cose un c'è. pochettino, Come hanno rotto. qualcuno, diciamo, non tanto buono al sud c'è. Ui, più che uno, altro che a cominciare Diciamolo. proprio da me, diciamo, poi via via, insomma, Beh, cioè, Stefano no, dai. Piatto così è Sì, da Stefano te. Piazza, Sei. Mi no, sono non vale messa la agli pena, stivali, intervistato agli stivali. non vale la pena, perciò che fare, Vero, guarda. Sì, fanghetto? no, lascialo perdere, lascialo Ah, stare. allora ce ne andiamo. No, ormai siete qua, facciamo Ma un'intervista scusa, visto che c'è lo io sto spettacolo. pensando, Stefano Piatto è un bravo ragazzo, e tu No, mi ma è un dici. bravo ragazzo, per carità, un bravo Ragazzo, ragazzo. una Ragazzo, volta. diciamo, quando. Però. Vabbè, andiamo avanti, va. Che questa Italia, che un tempo era uno stivale, adesso è diventato un vecchio scarpone, stanca di questa Sicilia, che tutti la reputano come una sorta di ballapiede, gli desse un bel capocciaccio un tuo culo e chi sa finire qua, esattamente qua al nord dell'Europa, qua, a Bruxelles, non c'è la Comunità Europea, non ne esce una moneta. Sì, noi ci siamo immaginati che la Sicilia venisse qua su. E quindi tutte le regole andrebbero cambiate. Immagini quelli della Padania che ci prendono sempre in giro e a questo punto sono costretti a venire da noi a chiedere lavoro. Tu te lo immagini un palermitano che si sveglia in questa Sicilia che è finita a nord e quindi ci sono anche gli agenti atmosferici, sono quelli del nord. Per cui immagina questo palermitano che esce e va a Mondello, arriva a Mondello, scende dall'autobus e trova quest'aria plumbea. C'è proprio tutto bianco, no? Tutto fumo. Il palermitano improvvisamente ferma uno e dice: scusi, ma oggi che cosa c'è a Mondello? A Sagrada Istighiola. Dice: ma quale sacro di sigaro? Dice: con muovere tutto il suo fumo. Dice: ma quale fumo? Dice: questa è nebbia. Se è nebbia, ma può essere mai nebbia? Io mi sono sempre andato a prendere il sole a Mondello. Chi mi va a pigliare la nebbia a Mondello? E quindi c'è questo viaggio di questo palermitano e comincia a camminare. Incontro il sigillaro, va dallo sigillaro e ci dice: buongiorno, mi favorisce una stecca? Chi lui ci risponde? Dice: chi siamo a biliardo? Dice: no. Allora forse non mi sono spiegato, una stecca di stigliola. Dice: no, dice, noi ne facciamo stigliola. Come? E che cosa fate? Dice: noi alla brace facciamo wurstel. Wurstel. Con i crauti magari. Tu immagini, cioè dice Wurstel a Mondello, non si è detto mai, ma mi devo un Wurstel, ma mi devo una stigliola, no? Ci posso fare un Wurstel, ma quando mai? Che si è detto mai? Lei mi deve fare una bella stigliola, io ci posso fare un Wurstel, è bello cavolo, tipo hot dog, un volo su mancia, se no niente, un volo Wurstel. Palermitano cosa risponde? Chi mangia queste cose pesanti che la matinata? Quando Dio creò la Padania, si accorse dell'errore e fece la nebbia. Poi scese al sud, fece la Sicilia, vide che era una terra meravigliosa e gli accese il sole per 10 mesi l'anno. Giustamente facciamo una minchiata noi, tutte la vedono. Senti, la regia di questo spettacolo? La regia è di una persona che secondo me oggi veramente possiamo definirlo un maestro perché spesso si dice di lui che lui ha fatto la scuola di Proietti. Allora oggi io dico, e fortunatamente io ho fatto un po' la scuola di Ponte. La regia è di Ernesto Maria Ponte. Famoso ponte. Il famoso, il nostro è il Ponte di Palermo, però Noi non è il Ponte l'abbiamo di il Messina. ponte, Noi noi abbiamo il Ponte, l'abbiamo. abbiamo un bellissimo Messina no, ma noi a ponte. Palermo l'abbiamo Abbiamo il il ponte. Ponte. E non ci è costato neanche tanto caro. No, 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 Sua perché. madre e suo padre ci hanno pensato, No, l'hanno no, e poi fatto quando vi cavi andate a vedere uno spettacolo di Ponte perché il biglietto non è caro e lo spettacolo invece ne vale veramente la pena vederlo. loro. Ma sei da solo in scena? Io in scena sono da solo, ma in compagnia del maestro Gio Costantino. Maestro, venga, si appropingui da questa parte insieme a noi. Ecco, questo bell'uomo che voi vedete alla mia sinistra è il maestro Gio Costantino. Maestro, faccia sentire la sua voce. Ecco, c'è gente che non crede che il maestro Gio Costantino, oltre, diciamo, a saper suonare, sa anche utilizzare la voce, sa anche parlare, perché lui di solito fa sentire le sue mani. È vero, maestro? Certo. La prima volta che lavorate insieme?
È la prima volta che lavoriamo insieme, però col maestro Gio ci conosciamo da bambini, proprio bambini. Quindi è come se avessimo sempre lavorato insieme e non ne sapevamo niente. Allora è un debutto questa... È un debutto, definiamolo debutto. Oh! Ma come è finito? Ma che cosa avete, Senata? Ma siete tutte impazzute! È come se improvvisamente oggi il palermitano si è svegliato e... Tu, lavoro! No, noi non siamo abituati a queste cose. Noi non siamo abituati a questi ritmi. Noi siamo abituati che la mattina ci svegliamo e... Ma so se vuoi un letto. E tu, mi piglio un caffè. E tu, la papuetta è... Minchia, non finito, ma con c'è che c'era da giovagliare? È un pacco questo spettacolo. Io non ci volevo venire. C'è Montalbano in televisione. Porca la miseria. Devo vedere Montalbano. E vabbè, ormai sono qua, che devo fare? Ma si mangia pure dopo lo spettacolo? Sì, dopo lo spettacolo facciamo spaghetti con le cozze e Nutella, che è una specialità della casa. Stasera ci sarà schiettino, perché ci sarà la pasta allo scoglio, no? Non faranno pasta allo scoglio? Io ve l'avevo detto, non gli fate fare battute. Io ve l'avevo detto. Non gliele fate fare le battute, la dovete fare suonare, l'avevo detto io. Me ne vado con Antonio Pandolfo. Secondo me fai benissimo. Però vogliamo recuperare, diciamo, sulla reputazione del maestro. Lo sentiamo suonare. Lo sentiremo suonare. Dai, andiamo a sentirlo suonare, dai. Chuck, cambiamo scena. Cambiamo scena perché dobbiamo recuperare sulla reputazione del maestro. Perché se va in video soltanto quello che lui ha detto, non va in video quello che lui invece fa. Siamo messi male. Siamo messi un po' malino. Quindi, maestro, per cortesia, se ci fa sentire qualcosa di... Stefano, si è ripreso il maestro, sì, devo dire. Sì, ci voleva una botta, diciamo, di musica del maestro, perché altrimenti, insomma, la gente cosa poteva pensare? Allora, oggi l'ultima serata alla Gigantus, però ti vedremo in giro. Però comunque il maestro Burrone mi ha insegnato che l'ultima non si dice mai. All'Agricantus, no? No, l'ultima, proprio il termine l'ultima, ma non si dice. Torniamo oggi indietro. Siamo all'Agricantus e faremo questa serata all'Agricantus, ne faremo altre, probabilmente all'Agricantus, al Convento, al Biondo, al Moro, al Blu, al Blue Note, a Catania, al Gatto Nero, insomma, dove capita. Ho imparato un'altra cosa, che il maestro dice che... L'ultimo. Non si dice mai. Non si sa mai. Tanta merda, questo si dice. Sì, però di solito mi dicono stronzo. Però va bene uguale. Vabbè dai, merda. Grazie. A Piazza Politeama tutti capirriano che abbicirietta. Non c'è una macchina. Qui si rischia di far perdere le nostre tradizioni. Sì, perché già sono anni che per colpa della tecnologia ci avete tolto il gusto di fottere in serio la macchina. Ora questo chiovo, chi ci c'è un nudo della bicicletta? Oh, riprendi le scarpe, riprendi gli occhiali. Riprendi, guarda. Occhiali, scarpe, occhiali. Praticamente qua c'è la Formula 1 che gira. La vita per Stefano Piazza è una partita a scacchi. E tu chi saresti nella scacchiera? Io sono la parte mancante, quello, diciamo, che già si sono mangiati all'inizio, subito. L'operatore che ci sta riprendendo, ovvero Serenella, se non sbaglio, sì, Serenella è messa proprio in procinto di una porta, no? Quindi appena aprono la porta noi ci dobbiamo fermare. Questo lo diciamo attentato. Così nel caso in cui, diciamo, succede di nuovo. A me piace, certo, diciamo, la TV verità. Visitors. Segno in e segno out del mese di marzo. Segno out, direi bilancia ancora, abbastanza. E in? E in Capricorno non è male, devo dire. Bilancia manche toro, manche toro. Sì, bilancia dovete stare tranquilli, sono delle prove. Poi l'acquario di fondo rimane sempre messo in discussione. La odio oggi. Oggi la odio, no, profondamente. No, non basta giocarci con queste cose e diventa. Allora, anche... prima perde il filtro. Poi il filtro lo troviamo, l'aveva in tasca lei. Si sa, l'operatore perde il vizio ma non il filtro. Poi noi parliamo per mezz'ora e lei non attiva la telecamera era spenta. Ma siccome noi sappiamo parlare per un'altra mezz'ora, non ci frega. Ok,
Che faccio? Aspetto che salga. Miki, vieni qua, Miki. Miki, vieni qua, dai. Però devi stare buono, eh. Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa.